Addirittura oggi ci sono 6 gradi, altro che i pinguini di ieri sono ormai sconfitti. Io e Dieghito ce ne andiamo a Carpegna, al Sciasci Scimone e poi altre pusghette che infinite, quindi oggi ci divertiamo, dai. Oggi faccio come Frank. Ho cambiato compagno, ma è uguale praticamente. Bene, andiamo! Ciao! Allora siamo sul percorso 1, 2, 3 stella. E quello là che proverò a zoomare non ce la faccio col guanto così. Porca troia, eccolo, questo è il sasso, oddio, il sasso Simone, che non è la nostra meta finale, è un pezzo, cazzo, dopo si continua. Atanfum! Allora stiamo salendo, Abbiamo sguillato sul ghiaccio. Pelino. Uno sguillino, perché è leggermente accidentata. Poco. Vuol dire qualcosa? Se non ci trovate, siamo al Sasso Simone, venite a fare un giretto. Esatto, dai, mandate, non so, un pullman di polacchi con la roba calda. Ciao. Stiamo salendo. Ho fatto 2 o 3 foto. Dice a Simone che ci andrà poco. Qua. Vedete, Diego che prova a farmi una foto. Signori, ci troviamo sotto il Sasso Simone. Io e Diego ci apprestiamo alla salita impervia lungo tutto questo sentiero roccioso. Non si capisce da qui, ma essere da vivo un po' più duro. Come la vede? Forse era meglio con l'asinello, però ci proviamo, un po' griva, ma... Ma l'asinello, qui sono io, l'asinello! Signori, siamo in cima a Sasso Simone, uno spettacolo quassù. Tira un filin da dieta, però per il resto va bene. Guarda che roba. E Diego voleva lasciare un messaggio con i ragazzi della MTB Seria. Siete stati un po' coglionazzi non venire, è uno spettacolo, la prossima volta. Birichini, lo zio Max, vi ogni tanto vi porteremo. Ma sì, baci e abbracci a tutti. Ciao Topolini. Per la cronaca, da Sasso Simone abbiamo fatto tutto il Simoncello, poi una bella discesa fino alla Cantoniera, su, boh, non so neanche come dire il tracciato, com'era? Spettacolare, perché c'era poi... Di stare a Toronto. Eravamo in Canada un attimo, tutto il nevischio, foglie, ghiaccio, tronchi, cioè di tutto. Però bello, bello. Ecco dove eravamo, in Arizona, Sasso Simone e un Sasso Simoncello. Aiuto! Siamo sperduti nel nulla. Dopo un po' una strada tipo cippo, sali, stiamo scendendo col sorriso. Sentieri un po' dimenticati da Dio, ma ci pensiamo noi, Abbiamo Diego la ruspa, io voglio, non passa più, non cresce più l'erba dove passa lui. Andiamo di qua. Dopo un single trail dove abbiamo goduto come i ricci, purtroppo è iniziata la salita. Siamo su per il cippo e Diego ha litigato con Pantani. Non sono capaci a mettere i numeri nei tornanti questi, mi tocca dirglielo. Alla fine Frank avevi ragione, c'è anche Diego dalla tua parte. Boh, andiamo, abbiamo quasi fatto. Cippo terminato ragazzi, adesso andiamo di qua, poi saliamo su, poi siamo giù, fino a Carpegna. Diego si fa l'ultima barretta e dai, beh, veramente un bel giro, è tosto perché è lunghetto. Però felice. Scusate, ma un attimo di spettacolo, guarda che roba. E qui adesso c'è sentierino, ma mi sembra che ci sia un filino di neve. Vabbè, adesso lo prendiamo uguale. Lo Yeti! Ragazzi, oggi è una cosa impressionante. Bellissimo. Tutto limpido, allora, San Marino. Ci vede da Dio. Guarda che roba. Paura, ma il pezzo forte su qua, siamo finalmente in cima, siamo arrivati, adesso è tutta discesa di brutto ragazzi, però guardate questa parte,
cosa si vede oggi. Provo a zoomare un po', anche se non è buono. Ma là sembrano le Dolomiti. Porca vacca, spettacolare. E comunque noi scenderemo e quel paesino là pare che sia Carpegna. E la macchina ci attende. Attenzione, si va a busso, a busso laggiù. Saluta. Ciao, devo salutare a casa? Sì. Ciao sì. A casa.